Buonasera, ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Trovata una vanga che potrebbe essere l'arma del delitto per quanto riguarda l'omicidio di Fogliano della Chiana. E domani ci sarà l'autopsia. Ce ne parla in questo servizio Chiara Sadotti. Una vanga sporca di sangue ritrovata non lontano dal luogo del delitto. Potrebbe essere questa l'arma con cui Irfan Ahmed Rana ha ucciso Letizia Girolami, la psicoterapeuta ritrovata senza vita in un campo a Fogliano della Chiana. Sull'attrezzo agricolo ritrovato dai carabinieri nella tenuta di famiglie sequestrato, saranno adesso svolti accertamenti scientifici da parte dei RIS. Il 37enne pakistano, ex fidanzato della figlia della vittima accusato di omicidio volontario, l'avrebbe uccisa con uno o più colpi alla testa. A stabilire l'esatta dinamica della morte sarà l'autopsia sul corpo del la donna che sarà eseguita domani dall'equipe del professor Mario Gabrielli a Siena. L'esame autoptico dovrà rispondere anche ad altri quesiti, dall'orario della morte al numero dei colpi inferti fino alla compatibilità con l'arnese ritrovato. Il 37enne, dopo la confessione del delitto a poche ore dal ritrovamento del corpo, si è chiuso nel silenzio. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dopo aver richiesto la presenza di un interprete, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Il GIP convalidato il fermo e disposto posto la custodia cautelare in carcere resta ancora da chiarire il movente del delitto e torniamo a parlare di maltempo perché una nuova allerta meteo di codice giallo è stata emessa dalla regione toscana per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore insieme al vento forte mareggiate ed è stato emesso dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale. Avrà valore per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Interessate soprattutto le valli dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone Pistoiese, del Remo e del Cerchio insieme alla Valtiberina, la Garfagnana, la Lunigiana, il Mugello, la Val di Sieve, la Versilia, la Costa Pisana e Livornese e le isole. Dalle prime ore di domani le precipitazioni più intense, a carattere anche di temporale, si sposteranno da ovest verso est, con rovesci più frequenti al centro-nord della regione. Le precipitazioni più significative sono previste nelle zone prossime all'Appennino, Appuane e Pratomagno. Venti forti soprattutto sui rilievi appenninici e sottovento ad essi. E c'è stata l'intitolazione del Largo Fiamme Gialle in occasione ad Arezzo del 250° anniversario della fondazione del corpo. Vediamo. Da oggi si chiamerà Largo Fiamme Gialle, la piazza che si trova di fianco al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, già largo benedir. La cerimonia di ridenominazione alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia. In qualità di madrina poi Margherita Meattini, figlia dell'appuntato del corpo Francesco Meattini, insignito della medaglia d'oro al valor militare. Per noi è motivo di grande orgoglio poter oggi Inaugurare questo largo fiamme gialle è il riconoscimento di un rapporto stretto e proficuo tra la Guardia di Finanza e la città di Arezzo che ci incoraggia a compiere il nostro dovere con ancora maggiore determinazione a servizio della legalità e della sicurezza economico-finanziaria della provincia. L'iniziativa è stata resa possibile dalla deliberazione dell'amministrazione comunale. Siete il presidio della finanza pubblica sana e la finanza pubblica sana, e lo dico anche da assessore alle politiche di coesione sociale, è il primo elemento che rende giustizia a una comunità. Quindi grazie davvero per questa vostra presenza. Arezzo celebra i vostri 250 anni volendo lasciare un segno indelebile della vostra presenza nel cuore di questa città. L'Istituto del Nastro Azzurro tra i combattenti decorati al valor militare infine ha voluto esprimere la propria gratitudine e ringraziamento al corpo conferendo al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo uno speciale riconoscimento. Alle donne e agli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo la profonda gratitudine per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno nei più diversi scenari operano per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini. La federazione provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo. Adesso parliamo di trasporti incontro con la regione sui treni della linea Aretina con i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino insieme a Rfi e Trenitalia. Insieme a loro c'era anche il Comitato Pendolari Valdarno direttissima. Sentiamo com'è andata. Non convince la riprogrammazione dei treni regionali della linea Aretina proposta dall'assessore regionale Baccelli a conclusione dell'incontro in videoconferenza con i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino RFI Trenitalia e il Comitato Pendolari. L'assessore Baccelli intende riscrivere insieme ai sindaci una lettera al Ministro dei Trasporti, afferma Da Portavoce del Comitato per realizzare la riprogrammazione dei treni regionali sulla linea Aretina, così da risolvere i disservizi e i ritardi dovuti principalmente ai guasti e ai famosi inchini. Se gli orari dell'alta velocità sono intoccabili, così come è stato detto, prosegue da RE, il rischio è che in futuro i treni regionali siano indirizzati in parte o tutti sulla linea lenta con un allungamento della tratta e dei tempi di viaggio e con ripercussioni sugli altri treni già esistenti. Entro il prossimo giugno dovrebbe essere pronto il nuovo memorario, il nuovo orario dei treni regionali della linea retina. Il rischio, conclude da Re è che con il possibile passaggio sulla lenta si ufficializzi il ritardo di 10-15 minuti in più per i pendolari dal Valdarno verso Firenze a favore dei treni dell'alta velocità. E rimaniamo in tema trasporti, parliamo di alta velocità. Sul tema intervengono Vincenzo Ceccarelli, capogruppo regionale del PD, e Stefano Scaramelli di Italia Viva. La loro posizione è ferma contro l'ipotesi di Creti. Ascoltiamoli. L'ipotesi di Creti è una soluzione scellerata che il ministro Salvini ha ipotizzato esclusivamente per una finalità di carattere elettorale per far contenta la candidata di centrodestra dell'Umbria, se vuole fare contenta l'Umbria faccia questa stazione in Umbria, ma non può pensare di farla in Toscana senza che porti un vantaggio ai toscani e senza la condivisione della regione Toscana. Una stazione in Toscana senza l'intesa della regione Toscana non la si fa. Quindi mi sembra Evidente che siamo di fronte alla propaganda. Stefano Scaramelli e Vincenzo Ceccarelli, rispettivamente capigruppo di Italia Viva e Partito Democratico in consiglio regionale, hanno ribadito ancora una volta la forte contrarietà all'annuncio del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla scelta della località di Creti come localizzazione della nuova stazione Alta Velocità Medio Etruria. Un no tanto chiaro quanto compatto. La maggioranza di centrosinistra che governa la nostra regione è contraria a questa ipotesi quindi questa possiamo dare un elemento di garanzia ai ci cittadini toscani che questo intervento non verrà fatto fin quando la regione toscana appunto non condividerà una soluzione alternativa è evidente che è necessario un interscambio gomma gomma ma soprattutto un interscambio gomma rotaia o rotaia rotaia soluzioni alternative possono esistere ma sicuramente questa avanzata dal ministro Salvini non ci trova assolutamente d'accordo su questo abbiamo voluto manifestare la nostra opinione che è un'opinione condivisa e come tale la contrastiamo dal punto di vista anche non Soltanto tecnico, ma soprattutto politico. Non serve ai toscani, non si può fare un intervento in Toscana senza la condivisione della Regione Toscana. Noi chiediamo al ministro Salvini, eventualmente, di venire anche in Toscana, magari di venirci ora, non di venirci quando ci saranno le elezioni ad Arezzo o le elezioni in Toscana. Ma chiediamo anche un'altra cosa, che è quella di dimostrare invece un'attenzione e di fare fatti concreti, aumentando le corse delle fermate a V ad Arezzo e prevedendole anche a chiusi. E cambiamo argomento, ed è iniziata già dallo scorso lunedì la campagna vaccinale nelle farmacie aretine. Il servizio. Anche ad Arezzo è partita la campagna vaccinale nelle farmacie del territorio. Sarà possibile effettuare in sicurezza anche quest'anno il vaccino anti-influenzale in convenzione, non è quello contro il Covid. Ci si potrà ovviamente vaccinare anche presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. È poi possibile anche la cosomministrazione. Vaccino gratuito e può fare sia la vaccinazione anti-influenzale che anti-Covid. I vaccini sono gli stessi, quindi si accede sempre allo st alla stessa campagna vaccinale con la stessa tipologia di vaccino. Vaccinazione gratuita per gli over 65 per i pazienti fragili? Esatto, è gratuita sopra i 60 anni, ma chi ne facesse comunque ehm, bisogno e può accedere alla vaccinazione in farmacia anche dietro pagamento vac del vaccino stesso. A chi consiglia? è consigliato a chi magari è un soggetto fragile, quindi per alcune patologie tipo cronico ha bisogno di una copertura vaccinale per entrambe le tipologie di vaccinazioni, per soggetti che vengono a contatto frequentemente anche per motivi di lavoro, anche ai virus stagionali influenzali e Covid che attualmente ancora comunque circolano c'è un altro servizio sempre gratuito all'interno delle farmacie che prosegue quello dello screening gratuito per quello che riguarda l'epatite C. Esatto, anche questa è una campagna messa a disposizione dalla Regione Toscana, ci siamo messi a disposizione proprio per eh, favorire la capillarità con il nostro servizio, proprio di questa forma di screening e cercare quindi di ehm, arrivare a una copertura maggiore proprio come screening e individuare quindi casi già sul nascere. Resta attiva infine dallo scorso giugno anche la possibilità di effettuare sempre in farmacia lo screening gratuito pungidito epatite C con sangue capillare. Venerdì 11 ottobre alle ore 12 ci sarà l'inaugurazione ufficiale della diciottesima edizione del mercato internazionale ad Arezzo con oltre 300 stand da tutto il mondo. L'appuntamento. Per l'inaugurazione allo stand transalpino di Via Niccolò Aretino. Sarà la Francia a dare il via alla diciottesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, un evento che riunisce culture e sapori da tutto il mondo. L'inaugurazione si terrà appunto venerdì alle 12 in Via Niccolò Aretino, dove lo stand francese aprirà ufficialmente i festeggiamenti. E parliamo adesso del politico che è appena volato a New York, il sindaco di Arezzo è a New York, appunto, per vedere la pala di Pietro Lorenzetti esposta al Metropolitan Museum. Il servizio la maestosa pala d'altare della pieve di Arezzo tra i protagonisti della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento al Metropolitan Museum di New York. Il pollettico, realizzato nel 1320 da Lorenzetti per il vescovo Tarlati, rappresenta scene della vita della Vergine e dei Santi, tra cui San Donato, patrono della città. Alla preview dell'esposizione presente anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Beh, certamente una grande emozione vedere qui rimontata la pala di Pietro Lorenzetti che normalmente vediamo nella pieve di Santa Maria d'Arezzo, eh, detta anche la Pala Tarlati, o, diciamo, commissionata dal vescovo Tarlati proprio a eh, Pietro Lorenzetti. Eh, è un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre che vediamo in questa bellissima mostra che racconta proprio della nascita della, della pittura senese e della pittura in generale in, in Italia e quindi anche in Occidente. È un'opera un meravigliosa, come meravigliosa tutta la mostra che è qui al Metropolitan, che è il primo pezzo di una mostra che poi transiterà alla National Gallery. Quindi, Arezzo orgogliosamente fa parte di questa mostra con uno dei pezzi forse più ammirati. Devo dire che, vista dal punto di vista del sindaco, è una grande opportunità per la città di fare bella mostra di sé, anche se per farla arrivare qui abbiamo dovuto sudare letteralmente le sette camicie durante l'estate. Perché c'erano dei problemi sul tema trasporto che poi sono stati brillantemente risolti. Questo ci dà la possibilità di far conoscere ai si spera 8 milioni di visitatori che tutti gli anni eh, incrociano il Metropolitan, ovviamente a questa mostra ce ne sarà un sottinsieme, ma comunque una grande quantità di visitatori che, vista quest'opera qui a eh, New York, forse eh, possono avere l'idea di venirci a trovare ad Arezzo. Quindi, questa è un'altra forma di promozione della nostra città in campo storico-artistico come non ne abbiamo avute in altre occasioni. E rimaniamo idealmente in America perché un momento di valorizzazione della cucina italiana, ma in particolare di alcune tipicità cortonesi è avvenuto durante il Be Hour Guest, trasmissione Televisiva della Fox 59, grazie ad un approfondimento con Simone Lucarini, ristoratore cortonese da anni, titolare del locale Cortona Italian Cuisine and Wine Bar nell'Indiana. Lucarini è uno tra i capofila del progetto di gemellaggio fra la città di Carmel e Cortona e la sua partecipazione a questa popolare trasmissione televisiva americana è stata utile per la promozione di alcuni prodotti tipici cortonesi. Nella tavola in bandita spiccava un piatto di pasta al fumo che è la celebre ricetta che Lucarini ha associato al compianto ristoratore cortonese Santi Cenci. Immancabile anche una bottiglia di Sirà per accompagnare il pasto insieme a altre tipicità familiari più in America. E in occasione della tredicesima edizione delle giornate FAI d'autunno, la delegazione FAI di Arezzo e Provincia propone un percorso inedito dedicato a Giorgio Vasari per celebrare il genio del grande artista retino a 450 anni dalla morte. L'itinerario prenderà avvio presso il celebre Palazzo delle Logge Vasariane, simbolo architettonico della città ideato da Vasari nel 1572. Sarà l'occasione di visitare il teatro Vasari. Vasariano realizzato tra il 1580 e il 1586 custodito all'interno del palazzo dell'estremo lato nord oggi riconvertito a sala polifunzionale per le arti e la cultura. Il percorso proseguirà poi all'interno del palazzo della Fraternita dei Laici con la visita della mostra onorata e graziosa la loggia il di Giorgio Vasari a cura di Francesca Chieli. I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del liceo classico Petrarca e del liceo Piero della Francesca e le visite saranno animate e impreziosite dalla rappresentazione in costume a cura degli studenti di Rondine del liceo Piero della Francesca. E sono tornate le lezioni di educazione civica nelle scuole aretine. Il primo appuntamento al Redi era con Matteo Giusti. Vediamo. Torna in classe l'educazione civica. Ha infatti ripreso il ciclo di lezioni organizzate dall'associazione Tra Tevere e D'Arno. Inizia con un sogno di dare una formazione civica agli alunni, perché era stata introdotta con un'ordinanza ministeriale come materia curriculare e, quindi, era piuttosto insomma, mh, abbastanza difficile che gli insegnanti di matematica e fisica si potessero cimentare. Allora, da questo. Così sogno è invece diventata una realtà perché per ben quattro anni, questo è il quarto, quest'anno partecipano tutte e 24 le scuole superiori della città, va bene? noi abbiamo portato degli esperti che oltre ad approfondire argomenti di educazione civica eh, hanno anche diciamo, aperto il bagaglio culturale degli studenti anche per quanto riguarda l'orientamento. In più quest'anno c'è una novità, molto forse esagerata, vedremo, che è una scuola vera e propria di indagine introduzione alla politica che verrà tenuta due volte al mese nella ex chiesa della Madonna del Duomo in via Oberland, aperta a chiunque. Lo scopo è appunto presuntuoso, è quello di insegnare i rudimenti dell'amministrazione pubblica e della politica a tutti coloro che ne avessero voglia, per esempio a chi volesse fare il consigliere comunale. A salire in cattedra il liceo scientifico Francesco Redi per il primo appuntamento il giornalista Matteo Giussi che ha parlato della questione Medio Oriente. Il Medio Oriente è un qualcosa che va compreso, va studiato e va approfondito. Sono 80 anni che si cerca una pace, un equilibrio e non si trova. Il futuro del, dell'Europa, dell'Asia e soprattutto degli Stati Uniti, che in Medio Oriente si giocano tanto, si gioca proprio qui. Ancora appuntamenti, parte con la nuova edizione di ottobre per inaugurare il calendario di eventi per i prossimi mesi della Casa Museo Ivan Bruschi e parte del patrimonio di Intesa San Paolo. Il primo evento della rassegna culturale è dedicata alla lettura e all'arte per venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro Alberto e il Cavaliere che rimò la giostra. Cura di Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni. Sarà anche inaugurata. L'esposizione Il Medioevo nella matita di Ugo De Vargas, visitabile subito dopo la presentazione del libro nella biblioteca di Casa Bruschi. Sabato 12 ottobre alle 21 in programma lo spettacolo Club 27 della compagnia La Luna nel Letto, primo appuntamento della rassegna teatrale Le Vite in Scena nell'ambito di Officine Vasari in occasione appunto del 450 anniversario della morte di Giorgio Vasari adesso passiamo allo sport, è andata l'Aretino Luigi Caneschi la vittoria del trofeo Rally 4 R2 nell'International Rally Cup serie promossa da IRC Sport di concerto con Pirelli e articolata su quattro appuntamenti il Rally Elba, il Rally Internazionale Casentino, il Rally Internazionale del Taro e il Rally Valli della Carnia una vittoria quella del driver di Pieve al Toppo concretizzata grazie a performance valse due secondi e la vittoria al Rally Internazionale del Casentino. A negare il successo anche nell'appuntamento conclusivo, disputato appena due settimane fa in provincia di Ugine, è stata una penalità di 10 secondi. Elemento che non ha comunque compromesso il raggiungimento del massimo risultato in campionato. E in chiusura vi ricordiamo che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda cronaca Aretina Speciale, un approfondimento che questa sera sarà dedicato alla tredicesima giornata del donatore della Fratres di Ponticino. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.